Buongiorno, primo esperimento, penso anche ultimo, non lo so, di video da coricato. Mi metto un po' più comodo, eccoci qua, tipico video vacanziero, ma in realtà con la testa non si va mai in vacanza, specialmente quando si fa questo lavoro. Ho anche un po' di barba bianca, ma sì, riveliamo i nostri difetti, ammesso che sia un difetto, perché tanto prima o poi a tutti diventa bianca. Va bene, allora, Chiesa, argomento estremamente divisivo, come immaginavo del resto che fosse, perché è un argomento forte. Rispondo a chi mi dice che semplicemente perché ha litigato con Bonucci e Di Bala non può essere mandato via. Ragazzi, allora, a parte che non erano stati veri e propri litigi, ma erano state discussioni, sono semplicemente, anche perché sono avvenute una quando era appena arrivato, due nell'anno in corso. È ovvio che non dipende da quei due episodi. Quei due episodi sono stati semplicemente esemplificativi di un atteggiamento che, ripeto, può piacere, può non piacere, può essere indicativo di grande personalità, come può essere in certi casi, ma parlo in generale, indicativo di presunzione. Cioè, dopo ognuno deve trovare il modo di collocarsi all'interno di un gruppo a seconda delle proprie capacità di adattamento. Ok? Chiesa era fatto in un certo modo, non tutti siamo fatti allo stesso modo. Chiesa ha degli amici come ha dei non amici, ma come tutti. Poi all'interno di un gruppo è chiaro che bisogna un attimo sottostare delle regole. Chi me l'ha fatto notare? Ha definito nonnismo, io non l'ho definito nonnismo, anzi, fatto che non si è trattato di nonnismo, tipo quello di Bonucci o quello di Dybala, è semplicemente una questione di comportamenti che devono tenere conto del fatto che c'è gente che è arrivata prima di te. E succede dappertutto, è successo anche a me, succede un po' dappertutto. Se poi conoscete ambienti nei quali non è successo, beh, evidentemente siete stati anche fortunati. Non è una regola fissa e non è nemmeno una regola scritta, sia chiaro questo. Penso sia stato chiaro nell'esporre questo. Poi, che Chiesa non sia mai stato in grado di dimostrare completamente il suo valore nella Juve è un altro dato di fatto, e questo strideva per la Juve e probabilmente anche per altri compagni con la richiesta di un aumento che secondo la Juve era spropositato in base al rendimento offerto dal calciatore. Stop. Il carattere di Chiesa probabilmente non piaceva neanche alla Juve. Avete citato quell'intercettazione, perché come ben sapete nelle intercettazioni salta fuori di tutto, no? Anche cose non inerenti all'indagine, e non sarà più così. Ed è Cherubini a dire: Chiesa non è destinato a rimanere da noi a lungo, non è uno da Juve a lungo termine. Perché? Perché dopo un anno aveva già chiesto un adeguamento del contratto, forse anche meno di un anno, aveva già chiesto un adeguamento del contratto. E queste sono mosse che una società fa finta di perdonare, alle quali fa finta di soprassedere, dicendoti di no però, ma poi sono tutte cose che entrano nel cosiddetto fascicolo, dossier, chiamatelo come volete, che tutti i datori di lavoro hanno di ogni lavoratore e che riguarda anche il comportamento. Sono fascicoli a volte non scritti, ma che riguardano anche i comportamenti che si sono tenuti al di fuori dell'attività lavorativa. Nella scelta di un calciatore se tenerlo o venderlo rientra tutto, non solo il rendimento sul campo. Evidentemente c'era qualcosa che a livello caratteriale di Chiesa non piaceva. In più c'era la questione tecnico-tattica, ok? Tecnico-tattica, che non si sposava con le idee di Thiago Motta. È molto semplice da capire la cosa. Paradossalmente ha giocato di più con la gestione precedente, e non viene fatto giocare da un allenatore nuovo.
crolla anche un po' quella specie di assioma che diceva da parte di molti: basta dargli un allenatore vero e vedrete questo cosa fa. L'allenatore vero, secondo le idee di chi criticava l'anno scorso, è arrivato e Chiesa non lo vuole. Poi un altro allenatore lo vorrà, ma perché non siamo tutti uguali? Perché ognuno ha le proprie idee, non è che Chiesa adesso è disoccupato, eh? Una squadra la trova, anzi, queste indiscrezioni su una possibile operazione di Chiesa all'Inter e Frattesi alla Juve stanno cominciando a prendere corpo. Stanno cominciando a prendere corpo. E immagino quanto siano divisive anche queste. Quindi chiunque dovesse acquisire Chiesa lo fa perché lo ritiene un grande calciatore o comunque un calciatore consono ai progetti. Poi è chiaro che starà a lui adattarsi ad un nuovo ambiente, ad un nuovo allenatore. Cioè, ma come tutti ragazzi, come tutti. Detto questo, secondo me la Juve di un Frattesi avrebbe bisogno, la butto lì, ne avrebbe bisogno. Poi capisco che vedere il prossimo anno, eventualmente, perché stiamo sempre nel campo delle ipotesi, vedere un Chiesa con la maglia dell'Inter, un certo effetto lo fa. Ma allora io dico al popolo della Juve, alla gente della Juve, se dovete vedere Chiesa con la maglia dell'Inter, è meglio che lo vediate subito con in cambio Frattesi, piuttosto che tra un anno a costo zero, perché vorrebbe dire che la Juve comunque ha ricevuto una contropartita, giocatore o denaro, quello che è. Tra un anno sarebbe una beffa tremenda dal punto di vista economico e dal punto di vista sportivo. Per cui se questo dovesse essere, non uso l'indicativo, se questo dovesse essere il destino di Chiesa, è molto meglio che si compia adesso con Frattesi in cambio. Questo è quello che penso personalmente. Bremer ha rinnovato fino al 2029. Nel rinnovo, nel comunicato dove non c'è traccia di una clausola, indiscrezioni dicono che sarà, intanto che è scaduta questa di 70, doveva essere esercitata entro il 10 di agosto, ma con rinnovo automaticamente cade questa clausola. C'è chi dice che dovrebbe essere superiore quella per l'anno prossimo. Nel comunicato non c'è traccia di questa clausola. Però è altrettanto chiaro che un rinnovo fino al 2029, da un lato blinda, cosa vuol dire blindare? Ha due significati blindare un calciatore. Uno, lo blindo perché me lo tengo fino al 2029. Due, lo blindo perché essendo in scadenza al 2029, se l'anno prossimo me lo dovessero cercare, voglio monetizzare e posso monetizzare un sacco di soldi. Ok? Ah, tra l'altro, è vero che mancano ancora un po' di giorni al mercato, ma quando vi dicevo che di Bremer era stato messo in risalto solamente quel passaggio di intervista in cui si diceva lusingato dell'interessamento di club inglesi e che ne avrebbe parlato col suo entourage, e tutti l'hanno voluto, tutti, molti organi informazione l'hanno voluto interpretare come Bremer può andarsene anche subito, ignorando l'altro passaggio nel quale diceva: voglio mettere Thiago Motta subito nelle condizioni di aiutarci a vincere qualche cosa. Ecco, là c'era stata un'interpretazione completamente distorta, andava presa in considerazione questa interpretazione che avevamo dato su questo video. Poi è vero che mancano ancora un po' di giorni al mercato, ma sarebbe clamoroso che a fronte di un rinnovo di oggi Bremer dovesse essere venduto entro questa sessione. Iscrivetevi al canale, ci vediamo questa sera. Con il lago. No, senza lago. Con la barba però. Ciao.